Lavoratrici e lavoratori delle mense pulizie scolastiche ed aziendali in piazza questa mattina a Pescara. La giornata di mobilitazione nazionale, indetta dalle organizzazioni sindacali, riguarda, lo ricordiamo, 80.000 lavoratori in tutta Italia, di cui 39.000 delle mense scolastiche e 13.000 delle mense aziendali. In Abruzzo, nel settore, sono impiegati circa 4.000 lavoratori. Lucio Cipollini della Filcams CGL, si è appena concluso questo incontro in prefettura. Innanzitutto, qualche buona notizia? Ma intanto noi siamo stati in prefettura per rappresentare quella che è la problematica di queste lavoratrici e di questi lavoratori e per chiedere che la prefettura si faccia tramite e si faccia carico di questi problemi. Le questioni sono tante, perché i lavoratori non hanno percepito la cassa integrazione e il FIS, o non hanno percepito tutta la cassa integrazione. Tra qualche giorno saranno sospesi, non avranno alcuna fonte di reddito e di sostegno, e per il futuro c'è una grande incertezza, perché non si sa se a settembre ripartirà il servizio mense, il servizio di pulizia delle scuole, e questo è un grossissimo problema, perché si rischiano migliaia di posti di lavoro in Abruzzo. Per quanto riguarda i contratti, loro durante l'anno hanno dei contratti, diciamo, irrisori, per non dire altro. Sono lavoratrici che hanno una media contrattuale da 2 ore al giorno, massimo alle 5 ore delle cuoche, e questo già ci dice quanto reddito percepiscono. Con la cassa integrazione, con la FIS, si è già dimezzato, e ci rendiamo conto che queste lavoratrici hanno percepito circa 150 euro al mese questo periodo. Ma l'aggravio è che d'estate, durante la sospensione, loro avevano la possibilità, come tu, di andare a lavorare nel settore turistico, alberghiero, perché era un supporto consolidato, e invece quest'anno viene a mancare anche questo supporto. Per questo chiediamo alle regioni, ai comuni, come abbiamo fatto richieste, non siamo stati ascoltati, devo dire la verità, perché non si è mosso nulla. Ci muoveremo ancora nei confronti dei comuni, della regione, affinché possano dare un sostegno economico a questi lavoratori e lavoratrici.